Salve a tutti amici delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per commentare insieme una nuova serie di Netflix, ovvero Baby Reindeer, la miniserie di cui stanno parlando tutti. È una miniserie in 7 episodi da circa 30-40 minuti ciascuno, che appunto potete recuperare facilmente sulla piattaforma. Ne parleremo senza spoiler, in modo che chi ha già visto la serie possa capire quali sono le mie impressioni al riguardo, chi invece non l'ha ancora vista e non sa se vederla viene qui per capire appunto se questa serie fa più o meno al caso suo. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Vi ricordo anche che potete trovarmi su altri lidi come Instagram, TikTok e Wattpad. Su quest'ultima piattaforma trovate le mie fiction a tema malandrini, ce n'è per tutti i gusti, ma adesso bando alle ciance e iniziamo. La voglio toccare pianissimo e dirvi che fino ad ora questa è la migliore serie che io abbia visto quest'anno, boom, giusto per fomentare le vostre aspettative. Ma di che cosa parla Baby Reindeer? È la storia vera di Donny, un barista e aspirante comico, non molto bravo a dire la verità all'epoca dei fatti narrati, e della sua stalker Martha. Durante tutta la serie vediamo come Martha si sia insinuata in ogni aspetto della vita di Donny, non solo nella sfera romantica ma anche nella sfera lavorativa, familiare e in tutto ciò che concerne anche la sfera più strettamente emotiva e personale del protagonista. La cosa più affascinante forse della serie è vedere come, a dispetto di quelle che potrebbero essere le aspettative, la relazione tra Donny e Martha non è una relazione a senso unico, ma è più simile, più assimilabile ad una codipendenza. La serie tratta tantissime tematiche come l'abuso, la violenza, la salute mentale, la percezione del sé, la scoperta del sé. Parla delle pressioni sociali di un sistema che schiaccia indistintamente uomini e donne, e parla anche della pietà e del paternalismo che a volte riserviamo in modo del tutto ingiustificato ad alcune persone, e ovviamente anche di molto altro. Queste sono solo alcune delle tematiche trattate dalla serie. Come avrete capito, quindi tratta tematiche attualissime, ma che ho visto raramente trattate con altrettanta consapevolezza. Il racconto infatti è estremamente stratificato, non solo da un punto di vista di trame, come dicevo prima indaghiamo infatti non solo la sfera lavorativa, personale e romantica di Donny, ma anche tutto il suo passato, i traumi che lo hanno segnato, che lo hanno portato ad agire in un certo modo nel presente. Vediamo tutto il background familiare, quindi da dove proviene quest'uomo, per non parlare di tutto ciò che riguarda Martha, le dinamiche che instaura con questa persona e le motivazioni per cui queste dinamiche si instaurano. Ad un certo punto arriviamo persino a capire che Martha non è l'argomento principale della serie, che le dinamiche che il protagonista instaura con lei non sono la malattia del protagonista, ma solo un sintomo di qualcos'altro. Quindi dicevo, la serie è estremamente stratificata, non solo da un punto di vista narrativo, come vi ho detto appunto affronta diversi ambiti della vita del protagonista, ma anche e soprattutto dal punto di vista di caratterizzazione dei personaggi e di motivazioni dei personaggi. Non c'è infatti un giudizio netto quasi su nessuno di loro, non c'è nessun finale consolatorio. Quasi ciascun personaggio infatti suscita nello spettatore un ventaglio di emozioni che vanno dalla rabbia alla compassione, passando per un'estrema frustrazione per quello che i personaggi fanno o non fanno, soprattutto non fanno, diciamo. Frustrazione che poi andrà a scemare con il corso degli episodi, man mano che comprendiamo appunto le loro motivazioni. Come nella vita vera, non c'è una risposta semplice su ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato, non c'è niente di patinato in questa serie TV, e questo credo che sia dovuto al fatto che, come accennavo prima, questa è una storia vera, è la storia del protagonista. Richard Gadd, infatti, autore e creatore della serie, è non solo l'interprete di Donny, ma anche la persona reale a cui sono capitati i fatti narrati nella serie. La serie infatti prende spunto da uno spettacolo dello stesso Richard, un one man show dove lui raccontava la sua storia, che appunto ha avuto molto successo, è stato notato da Netflix, che poi ha proposto allo stesso Richard di farci su una serie TV, e lui ha detto perché no. Quindi, come dicevo, la caratterizzazione dei personaggi, il fatto di mostrarci a volte le vittime come quasi colpevoli e viceversa colpevoli come quasi vittime in alcuni casi, o comunque mostrandoci che non c'è nulla di netto ma è tutto molto sfumato, molto più complesso, tutto ciò rende la narrazione molto realistica, molto concreta. Si riflette molto infatti su ciò che venga percepito giusto in una relazione tossica
tossica, su quella che può essere la vittima giusta, la vittima migliore, ecco, in qualche modo, su cosa debba fare la vittima migliore in questi casi. Ecco, Donny sicuramente non è la vittima giusta, e questo per me è l'unico aspetto consolatorio della serie, nel senso che credo che questa serie possa essere molto utile per chi ha subito delle situazioni simili a quelle di Donny. Spesso le vittime nel mondo reale affrontano le situazioni in modo similare a quello che ha fatto Donny, o comunque in modo non perfetto, come ci si aspetterebbe in una serie TV di altro tipo, patinata, in cui la vittima è solo vittima e fa solo cose giuste, si comporta bene, denuncia subito, non torna mai dal suo aguzzino e non mette in atto nessun comportamento problematico. Ecco, Donny non è niente di tutto questo. Il fatto quindi che Richard non sia la vittima perfetta, secondo me è una cosa molto buona e è un aspetto consolatorio, perché può essere d'aiuto, ecco, a sentirsi meno in colpa per persone che hanno agito magari in modo simile al suo, o comunque in modo non perfetto, in situazioni di abuso, ma soprattutto può aiutare a sensibilizzare il pubblico al riguardo. Un altro punto di forza sono gli interpreti, soprattutto i due protagonisti, quindi Donny e Martha, sono incredibili. Donny ha fatto un lavoro straordinario anche da un punto di vista fisico, ci sono delle scene estremamente disturbanti per quanto riguarda il deperimento fisico di Donny, che è corrispondente anche ad un deperimento emotivo. Martha anche è incredibile, cioè ci crediamo veramente che sia una stalker, che abbia dei problemi di salute mentali molto gravi. Tutti questi elementi che vi ho elencato fino adesso come punti positivi, quindi il fatto che i personaggi siano porosi, il fatto che la storia sia tratta da una storia reale con un punto di vista forte, e il fatto che ci siano delle tematiche attualissime trattate in modo molto stratificato, quindi tutti questi elementi di pregio sono resi ancor più forti dal modo in cui si è deciso di raccontare la storia. La storia infatti si dipana in modo non proprio lineare, lo spettatore si aggira per la storia un po' disorientato durante i primi 3 episodi, cercando di capire l'attualità degli eventi che capitano a Donny, e poi c'è l'episodio di svolta, il 4° episodio, che è l'episodio più lungo, quello ambientato nel passato, dove si sviscerano i traumi pregressi di Donny e ciò che lo ha portato ad agire in un determinato modo. Ecco, questo episodio è un po' la chiave di volta di tutta la serie, perché da lì riusciamo a comprendere meglio le azioni di Donny, e soprattutto lo stesso personaggio da lì comincia una sorta di processo di guarigione, perché riesce anche lui stesso a capirsi meglio e a mettere in atto delle strategie un po' più sane rispetto a quelle perpetrate fino a quel momento. Non so se ho sovranalizzato io, ma il modo in cui si è deciso di raccontare la storia mi ha ricordato un po' una sorta di processo terapeutico, dove nella prima fase raccontiamo i fatti, ci limitiamo quindi a vomitare tutti quegli accadimenti che sentiamo essere rilevanti. In una fase centrale si va alla radice del problema, quindi si capisce un po' cosa ci ha portato ad agire in un certo modo e cosa ci ha fatto finire in determinate dinamiche, e poi nella fase finale c'è il processo appunto di guarigione, dove i fatti che abbiamo esposto inizialmente sono illuminati dalla luce appunto del trauma pregresso, quindi li si comprende meglio e da lì si può iniziare appunto a guarire. Ripeto, non so se sto sovranalizzando, però ecco, la struttura della serie mi ha ricordato un po' una sorta di processo di guarigione dello stesso protagonista, che è poi anche l'autore della serie. Anche il tono della serie è particolare, proprio perché il protagonista, nonché autore della serie, è un comico. La serie non è pesantissima a livello di tono, non è cupa e basta, ma c'è questa sorta di ironia dolce amara, questa sorta di black humor che stella tutta la narrazione, che aiuta anche a digerirla meglio. Gli eventi narrati infatti sono molto pesanti, e senza, secondo me, questo tono quasi ironico, questo sguardo un po' tragicamente comico, non saremmo riusciti a godercela nello stesso modo. Io comunque l'ho divorata in un paio di giorni, ecco, sicuramente non sarei riuscita a vederla con altrettanta serenità, nonostante gli eventi narrati siano comunque pesanti e ci si rifletta anche giorni e giorni dopo. Ecco, a tal riguardo devo fare un disclaimer per chi non ha visto la serie e è qui solo per capire se può o meno fare al caso suo: la serie tratta tematiche di un certo tipo, come la violenza, l'abuso, delle situazioni un po' disturbanti, quindi se siete sensibili a queste tematiche non è assolutamente la serie per voi, perché il tono è sì comunque non pesante, però le tematiche comunque sono
un certo tipo e sono trattate in modo anche molto esplicito. Quindi, andando in conclusione, tirando un po' le somme, io ve la straconsiglio a patto che non vi faccia star male, magari vi consiglio di vedere un primo episodio per poter capire se fa più o meno al caso vostro. L'episodio più pesante è sicuramente quello ambientato nel passato, quindi il quarto episodio, che è anche quello più denso narrativamente parlando, e è anche uno dei due episodi migliori, quello è il penultimo, dove c'è il monologo del protagonista, dove si sfoga finalmente e racconta la sua storia e quindi si chiude un po' il cerchio. Ecco, questi due secondo me sono gli episodi migliori. A conclusione quindi della mia disamina rispetto a questa serie TV che mi è piaciuta tantissimo, che ripeto per me è la migliore serie TV che ho visto finora nel 2024, voglio dirvi solo due cose, due chicche diciamo. La prima è una chicca estremamente inquietante, perché a quanto pare dopo l'uscita della serie un sacco di gente è andata su internet a cercare la vera Marta e il vero uomo, diciamo, che è protagonista dell'episodio del passato. Non vi dico altro per non farvi spoiler. È inquietante perché chiaramente non si sa se queste persone che sono state tampinate e che hanno subito la shitstorm siano effettivamente le persone reali, ma anche laddove fossero le persone reali non sarebbe proprio il caso di andare lì a, non so, insultarli. Mi sento molto in un episodio di Black Mirror a vedere questo tipo di comportamento, lo trovo estremamente problematico, anche e soprattutto alla luce del fatto che, ricordiamolo, Donnie, l'interprete di Donnie, Richard, è persona reale che ha subito questi fatti, quindi se lui non ha detto chi sono le persone reali e non mostra in nessuna delle interviste che ha fatto la volontà di ritorsione nei confronti di queste persone, non vedo perché il pubblico debba farsi giustizia da sé, poi facendo cosa, non si capisce, cioè non insultare, cioè qual è il pro di insultare queste persone sui social? Nessuno, ecco. L'altra cosa, l'altra chicca invece che vi volevo citare riguardo questa serie è una cosa decisamente più leggera. Infatti nella serie è presente un riferimento a Lost. Nessuno si è espresso sulla motivazione per cui ci sia questo riferimento. Comunque la mail di Marta, l'indirizzo mail di Marta, riporta i numeri che erano cardine in Lost, i numeri che ricorrevano, che erano anche i numeri fortunati di Hurley, che poi in realtà erano numeri sfigati perché gli hanno causato un sacco di sfiga. Comunque i numeri famosi di Lost sono stati inseriti all'interno dell'indirizzo mail di Marta. Non c'è nessun riferimento esplicito, cioè non si capisce perché, secondo me era solo un easter egg, però era una cosa carina che vi volevo far notare, che diciamo non ho notato io in prima persona, ho letto in giro e ve la volevo riportare qui. Adesso mi taccio, io ho parlato anche abbastanza, anche perché, come vi ho detto, questa serie mi è piaciuta tantissimo, quindi non ho altro da dire, non ho nulla da criticare. Fatemi sapere se anche voi l'avete vista, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta e perché, fatemelo sapere nei commenti, oppure se avete intenzione di vederla, se vi ho incuriosito, quindi fatemelo sapere nei commenti, io vi leggo sempre e quando posso vi rispondo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire, al prossimo video, ciao!